Ciao, sono Nicola Micali di LG Italia. Quale ruolo svolgi all'interno dell'azienda? Mi occupo della parte marketing della divisione Business Solution, che all'interno racchiude sia soluzioni consumer, monitor PC e proiettori e anche display professionali e hotel TV. Ma l'anno scorso non ti occupavi mica di TV? Sì, esatto. Che giorno è oggi? 1 settembre 2020. E 17. Dove ci troviamo? IFA a Berlino. Spiega brevemente quali sono i prodotti della tua divisione che avete presentato qui a IFA 2017. Bene, per quanto riguarda monitor PC ci sono 3 nuovi modelli dedicati al gaming, 2 32 pollici, simili tra di loro ovviamente a livello di design ma con differenti tecnologie, uno supporta G-Sync, l'altro supporta FreeSync con HDR. Il terzo, che completa questa mini lineup, nuova mini lineup gaming, è un 27 pollici AMD FreeSync con tecnologia 240Hz. Questo per quanto riguarda i monitor PC. Ci sono anche i proiettori, in cui presentiamo un nuovo modello a tiro ultracorto con tecnologia laser. Giusto per dare un beneficio, cosa è possibile fare? È possibile realizzare uno schermo da ben 120 pollici, distanziando il proiettore di soli 20 cm dalla parete. E poi un portatile con batteria di durata fino a 4 ore, tascabile con tutte quante le connettività per la condivisione, incluso la nuova porta USB-C per la ricarica dei dispositivi. Come mai avete deciso di investire nel mondo del gaming? Beh, il gaming non abbiamo deciso di investire oggi, anche se lo stand comunque è concentrato al 100% sul gaming. Abbiamo già iniziato qualche mese addietro con le soluzioni 21 noni, difatti abbiamo adesso completato con delle soluzioni 16 noni. Però devo rispondere un po' alla tua domanda, tu mi hai chiesto perché. Perché c'è sempre più interesse, c'è sempre più richiesta e sempre più attenzione per un mondo che richiede determinate specifiche, non solo a livello di caratteristiche tecniche ma anche di design. Un esempio è il monitor alle mie spalle, poi probabilmente dovrete inquadrarlo alle sue spalle, c'è un effetto luminoso interessante, non lo anticipo. Questi monitor non sono OLED, nonostante voi siate i leader sul mercato TV. Come mai questa scelta? Al momento ci fermiamo come produzione ai 55 pollici, quindi non siamo presenti nei 32, nei 43 o ancora meglio nei 27 pollici. Beh, di fatto è una scelta a livello di produzione di LG Display, che è il produttore, poi fa parte del gruppo LG del pannello OLED, e in questo momento è focalizzato su schermi televisivi di grandi dimensioni. I videogiocatori trarrebbero dei vantaggi ad utilizzare un display OLED? Beh, due principalmente. Uno a livello di qualità delle immagini, che è lo stesso che abbiamo già raccontato parecchio in ambito prodotto TV, in quanto i pixel possono spegnersi, quindi il nero effettivamente è nero e perfetto, e poi quello del tempo di risposta, comunque dell'effetto scia, perché effettivamente nell'OLED è estremamente ridotto. Sicuramente la tecnologia LCD con retroilluminazione LED non ha raggiunto quello stesso livello. Grazie Nicola per averci dedicato il tuo tempo, saluta i nostri spettatori. Ciao!